Da questo che oggi direbbe un conto corrente. Là sono detti i nomi della prima pagina con la A. Avete visto anche come era corrotto. Questa è invece l'indicazione, se riuscite a vedere, dall'anno che abbiamo visto prima, 1581. Descrivo sinteticamente quello che c'è scritto qua dentro. C'è un signore che ha avuto l'incarico di tenere questo registro, ecco, questo è il contesto. Il banco esercitava il deposito senza interessi, perché questa forma, questa prima forma, pensate che secondo uno studio di un professore importante e di un direttore dell'archivio del Banco di Napoli, il banco dell'AGP è più antico del Monte dei Paschi di Siena. Per queste operazioni, ne vedremo una adesso, che si facevano. Perché quando uno è banca, quando presta denaro o quando prende interesse, ecco, sul denaro che presta. Il deposito era senza interessi perché era, diciamo, una protezione, un favore che la banca faceva a mantenere il denaro. Il credito si erogava ovviamente ad interesse ed era una procedura fatta con la fede di credito, cioè io porto del denaro in banca e mi danno un documento in cui dicono tu hai 500 ducati. Questa fede di credito nel corso del tempo è diventata una madre fede, come dire, una specie di conto corrente, per il cui possesso si emettevano delle polizze, cioè un documento di pagamento all'interno del quale sono incluse le causali. Oggi ne facciamo la 6, 500 euro. Là dicevano invece, do dal mio conto corrente Aniello Diori 500 ducati a Elpina Chiosi perché ha dipinto affresco 7 pareti della mia casa. Quindi disegnando uccelli, alberi, eccetera. È un documento straordinario perché attraverso questo documento, questa tipologia di documento, si è ricostruita gran parte dell'attività economica e anche familiare Anche la storia dell'arte. e della storia dell'arte. Molti dipinti sono stati riattribuiti. Perché c'era la pessima abitudine per un dipinto antico di restaurarlo, l'ha dipinto Elvira Chiosi, lo restauro io Aniello Diori e ci metto la firma. Invece questi documenti hanno acclarato la paternità di molte opere d'arte, di autori italiani, ovviamente anche stranieri che hanno lavorato, nel territorio napoletano, e soprattutto hanno, descritto le opere, in quel museo del Cartastorie, se voi ci andate. È emesso un documento per il quale si paga a Caravaggio una certa somma di anticipo per un quadro che non si è mai trovato. Però il documento esiste perché quando si pagano soldi c'è la registrazione ufficiale di questo quadro. E c'è una simpatica ricostruzione perché poi in base ai documenti raccontano in questo Cartastorie, in questo diciamo, museo del Banco di Napoli. Raccontano delle vicende in maniera un po' più romanzata, ma facendo fede ai documenti. Ecco, questa è la polizza in cui vedete 1478 di data. Ma questo mi si Là, vede. 1478. Si vede, si Si vede la data con precisione. È una scrittura abbastanza complicata, io ho trovato un po' di difficoltà comunque a leggere, comunque uno che dal suo conto corrente chiede di stornare una certa somma per alcune operazioni. Questa è la prima polizza rinvenuta. Non escludo che ne vengano fuori delle altre, perché l'archivio è attualmente in riosino. Il Comune di Napoli non spende molti soldi. Io ho trovato solo due archivisti che lavorano a questa operazione molto benemerita, studiata da stranieri, che avrebbe bisogno di un intervento più massiccio, con delle borse di studio per persone competenti che potessero sviluppare una ricerca più organica. Questa
Tanto per raccontare dei... prego. Scusi, posso chiederle un chiarimento? Quindi queste polizze avevano la funzione di un vero e proprio assegno? Sì. Cioè poteva, quindi poteva girare e girare per... cioè come... Funzionava così, io ho un conto corrente, emetto una polizza, lei va nel banco, c'è il... l'ha detto al... Pandetta, si chiama proprio Pandettaro, il quale verifica che la firma sulla polizza corrisponde a quella depositata e verifica che la somma esposta nella polizza sia contenuta nel conto corrente. Dopodiché la passa agli altri diciamo, attori del servizio, i quali pagano in denaro contante, o altrimenti, se non hanno denaro contante, fanno a loro volta una polizza e dice vai all'altro banco perché noi non abbiamo denaro, e loro con questa polizza vanno in un altro banco. Ce n'erano 6 o 7 di questi banchi a Napoli, gli antichi banchi, il primo 1539 mi pare, Monte di Pietà, adesso di proprietà del Banco di San Paolo, dovrebbe essere venduto. C'è una sollevazione popolare perché è una struttura straordinariamente bella, con una sacrestia in Mogano che è meravigliosa, con dipinti che ricordano Carlo e la moglie. Sono... poi c'è, vabbè, 7 ordini, se ricordi, quello non lo venderanno mai perché chiama denaro da un'altra parte. Allora, Somma Vesuviana è un comune del Vesuvio in cui la Casa Santa dell'Annunziata aveva delle proprietà. Questo libro, redatto nel 1684, racconta le proprietà quali sono. Le foto sono mie, quindi pessime, ma anche le condizioni in cui le ho fatte non erano ottimali, grazie alla gentilezza di questa archivista. Quindi questa è la platea, cioè il riassunto delle proprietà detenute dalla GPA Somma Vesuviana. Ovviamente sempre lo stemma della GP che ho riportato. Ecco una delle proprietà, viene disegnata direttamente. Se riuscite a leggere da qualche parte, qua si dovrebbe leggere strada pubblica, indica un confine, la strada pubblica passava a questi margini, da altri lati ci sono dei nomi, per esempio da questo lato qui e da quest'altro qui, che indicano i nomi dei confinanti. Questo gentile signorino che vedete con in mano un attrezzo indica la misura in passi napoletani, quindi quanto è grande un perimetro, quanto è grande la struttura. È lungo, professore, quello? Sì, ma saranno tutti quanti lunghi. Sì, non c'è problema. Il disegnatore ha fatto questo. Allora, l'opera di disegno era fatta da un personaggio che si chiamava un tavolario, oggi diremmo un misuratore, un agrimensore, sì. Il quale ha la pazienza anche di rappresentare sul documento il tipo di terreno. Vediamo un frutteto, quindi ha un certo tipo di rendita. Questi dati, che sono molto importanti, vengono incrociati con altri documenti d'archivio per vedere la rendita qual era, tutta una serie di altre cose. Se si potessero fare questi studi in maniera organica, progettati veramente con portati a tema, si scoprirebbero delle cose meravigliose. Vi dico questo perché ho fatto questo tipo di indagine per un altro territorio in cui vengono a mente, oggi abbiamo mangiato le cose della tradizione, vengono a mente toponimi che ancora oggi, io ho fatto un lavoro sul 500, fine 500, i cui toponimi ancora oggi identificano la località del posto che ho studiato. Qui erano due appezzamenti, sempre a Somma Vesuviana, due appezzamenti diversi, probabilmente della stessa proprietà, sempre con la strada pubblica di confine o con gli altri confinanti. Questa invece è una carta, certamente settecentesca, perché in questa scrittura che vedete qua in basso c'è il nome dell'architetto che l'ha misurata, si chiamava Casimiro Vetrumile. Io l'ho incontrato più di una volta perché era un architetto della Camera della Sommaria. La Camera della Sommaria è uno dei tribunali di Napoli che aveva
competenze diverse, e in questa zona ci sono dei beni che appartengono alla Casa Santa dell'Annunziata. Questa è una parte della mappa di Napoli del Duca di Noia, 1775. È una carta imponente, fatta di 35 elementi che sono un po' più alti di questa parete e prendono metà di questa parete. È una carta meravigliosa che indica come era fatta Napoli nel 700. Questa carta fu pubblicata dopo la morte del Duca di Noia, ma racconta come è fatta la città. Qua potete vedere qualcosa che forse avete già visto da qualche altra parte. Castel Sant'Elmo a sinistra in basso, è questa, Castel Sant'Elmo, con San Martino che è qui. Questa è una piazza Dante che chi è venuto l'altra volta a Napoli ha attraversato insieme a me. Questo è il Castel Capuano, mentre più in basso, in quell'angoletto, lo vedremo adesso più ingrandito, è la località dove è la Casa Santa dell'Annunziata, cioè questa zona della città di Napoli. Questa carta ovviamente non ha riferimento con l'attuale struttura della città, perché nell'Ottocento ci fu il risanamento che tagliò gran parte di questo abitato, trasformando completamente. Comunque attualmente, ancora oggi, è questa la parte dell'Annunziata ancora così grande e maestosa. Quando si faceva un atto notarile, chi interveniva? Perché gli atti notarili erano fatti non solo per l'acquisizione delle proprietà, ma anche per l'adozione dei bambini, per esempio, per la dote ai bambini. Quindi erano i maestri governatori dell'Annunziata, che abbiamo visto prima, i soggetti privati che intervenivano, e che tipologia di atti? Si faceva l'adozione, l'istituzione di una eredità, la promessa, cioè la volontà di donare qualche cosa, e la consegna, che vedremo come primo elemento. Vediamone un po' per volto. Questa forse è un'immagine un po' sfocata, non è mia questa, ve lo assicuro, ma vede l'insieme la ruota degli esposti, che è da questo lato, mentre l'interno, quest'altro lato, in genere conteneva dei corredini rispetto ai bambini che potevano essere messi. Tante volte arrivavano anche sporchi, c'era questo lavandino da cui potevano lavare, un'immagine come vedete antica questa, con cui potevano lavare i bambini. Perché questa ruota l'abbiamo messa in evidenza così? Molto spesso venivano abbandonati, ci raccontavano a una recente visita, anche bambini di 6-7 anni che non entravano in quella ruota, loro rimungevano e li costringevano a stare là dentro. Probabilmente la sofferenza di non poterli allevare era tanta che fare un po' male a un bambino, insomma, era la spiegare questo. Scusate un attimo, volevo un attimo chiarire questo fatto della funzione della ruota. La ruota sta quasi ad indicare il parto della Madonna. Il bambino che viene abbandonato dalla sua mamma viene messo da una finestra esterna, appoggiato in questa ruota. La ruota gira, che suona il campanello, c'è una guardiana all'interno, una custode, gira questa ruota e il bambino entra. Solo il passaggio attraverso la ruota garantisce il fatto che sia figlio della Madonna, cioè sia rispetto ad un bambino abbandonato in una qualsiasi altra parte del mondo, sia considerato un esposto, però raccolto da questa istituzione che ha questa particolare funzione. Allora, il fatto che mettessero dei bambini più grandi, anche di 5-7 anni, a passare in uno spazio così stretto, rischiando anche una deformità, che si potevano far male, stava ad indicare che era per loro indispensabile perché fosse riconosciuto figlio della Madonna. Perché era importante questo? Perché rispetto ad altri acquisivano dei diritti. E quindi, per esempio, un bambino abbandonato che non era entrato attraverso questo rituale non avrebbe mai, anche avendo la vocazione da grande, per esempio, potuto diventare sacerdote.
Oppure una donna, una bambina, non avrebbe potuto godere della formazione di una dote per potersi sposare. Quindi era un segno di appartenenza a questa istituzione, però fortemente legato a questo simbolo della ruota. E molte persone poi andavano a fare dei voti, per esempio persone che avevano commesso dei reati, andavano poi ad adottare questi bambini, o alcuni andavano a sposare, poi ci parlerà adesso nel rito del matrimonio. Quindi la ruota è fortemente simbolico di questo. Qui ancora i corredini tante volte potevano essere utilizzati. Ovviamente quando si abbandonava un bambino c'era sempre la speranza di poterselo riprendere. Intanto quando arrivava il bambino gli si metteva il merco. Dillo. Il merco è un segno di riconoscimento. In alcuni ospizi, in altre parti del mondo, i bambini venivano marcati, come si faceva con i numeri, con i codici, con gli ebrei. No? E invece questo è una sorta di ciondolo, una moneta, un marchio, con una corda, e il bambino o la bambina lo doveva conservare per tutto il tempo della sua permanenza nell'istituto. Perdere questo merco significava non essere riconosciuto avente diritto. Ci sono i regolamenti, un regolamento più recente, uno è del 1739 e l'altro della metà dell'Ottocento. Ancora nella metà dell'Ottocento si ripetono queste stesse annotazioni che abbiamo fatto poc'anzi. Quindi è un segno di riconoscimento, come la carta d'identità per il bambino. La carta dei segnali sono delle indicazioni che molto spesso venivano lasciate dalle madri per certificare certe cose. Indicavano il nome, ne vedremo dopo qualcuno. Nome, età, se era battezzato, e altre indicazioni che potevano essere utili. C'era sempre la speranza poi di riprendersi questo bambino, perciò si davano le indicazioni, perché lo potevano ripescare in anni successivi. Ovviamente la data del conferimento, che veniva poi registrata nei documenti, molto spesso lasciavano qualcosa di riconoscibile, un sigillo, crocifissi, medagliette, figurine, pezzi di monete. A volte tagliavano a metà una moneta per poi ricongiungerla nell'eventualità di andarsi a riprendere il bambino. Cioè tutto quanto potesse certificare la maternità. Questo documento l'ho fotografato, uno schifo, sempre io, ma ne emerge come è conservato. Vedete le pagine messe male e... Fortunatamente questo ci consente di risalire ai primi anni del Seicento. Prima registrazione, 1 gennaio 1623, poi vedremo un ingrandimento. Si indica il nome del bambino, l'età, le condizioni fisiche e tutta una serie di altre cose che sono necessarie per riconoscere il bambino. Allora, il primo bambino si chiamava Fabrizio, de anni 2. Venute qua con cartella, cioè con quella documentazione allegata, data dai genitori, in cui si diceva che si dice Fabrizio gettato all'Annunziata di Napoli ad ore 3 et mora, e battizzato figlio di buono nato, faccia tonda, e tutto il resto per descriverlo, le caratteristiche fisiche. Un'altra descrizione, sempre il primo di gennaio 1623, Giustina Teresia, di mesi 3, venuta qua a cartella, quale dice che si è battezzata con detto nome, e così via. C'erano indicazioni. Diciamo, vuol dire che anche se battezzati venivano comunque ribattezzati, perché non si fidavano che fossero stati battezzati, quindi volevano garantire il battesimo. Questa è l'ultima pagina di questo documento che ho portato, che fa vedere la
come lo Stato, come corroso. Dicembre 1624 si arriva in un paio di anni a più di 1929 bambini che vengono dati all'Annunziata. Come si faceva l'adozione? L'adozione era fatta dai capi famiglia, spesso marito e moglie, il più delle volte solo il marito. Le condizioni economiche erano di buon livello perché dovevano consentire di allevare il bambino, e quindi ho portato alcuni esempi: portiere al Sacro Regio Consiglio, era uno del massimo tribunale del regno, chirurgo, tintore, eccetera. La richiesta doveva essere fatta anche da chi aveva già figli naturali, probabilmente per estinguere un voto per grazia richiesta. Gli erano bimbi adottati anche da non napoletani, c'erano spagnoli che adottavano bambini e li tenevano per sé, avete visto Francesca Annunziata, chissà questa volta. L'atto si svolgeva innanzi a un notaio per certificare il rapporto, di controparte erano i maestri dell'Annunziata che redigevano sempre gli atti. Ovviamente, quando si faceva l'adozione, chi chiedeva l'adozione doveva dichiarare di essere in grado di allevare, vestire, educare e far crescere questi bambini. Scusi professore, è importante quello che le chiedo. Poco fa ha detto che i genitori potevano riprendersi i bambini, sì, tanto avevano il segno del riconoscimento. Sì. Ma nel momento in cui vengono adottati questi bambini, i genitori perdono il diritto di avere questo diritto di paternità, di maternità? Cioè i genitori dovevano consentire, i veri genitori, chiedo. Quando non c'era la cartola, cioè la dichiarazione di documentazione che li accompagnava, se non c'era la cartola, molto spesso capitava, sì, che non ci fosse, sì, perché allora si andava. Successione dei beni era un fatto particolare, non tutti avevano il diritto alla successione dei beni, perché per mille motivi, prima di tutto perché potevano esserci beni da distribuire, o perché c'erano figli naturali e dunque era diversa la condizione. L'affidamento era una cosa un po' diversa, erano fatte da famiglie, da istituti religiosi o anche da singoli religiosi. Ho letto un caso di un religioso che avrebbe assicurato gli studi del bambino a lui affidato e addirittura gli avrebbe procurato gli abiti per il servizio sacerdotale. Massimo, il tempo era 18 anni, dopo 18 anni dovevano essere fuori i maschi o le femmine, rimanere all'interno della struttura. Gli affidamenti maggiori venivano dai 6 ai 10 anni, vedremo dopo la tipologia di adottante e capiremo molte cose. Il mestiere non sembra indicato, ma le statistiche che hanno fatto gli studiosi che hanno guardato già queste carte con attenzione parlano di 65% di coniugi senza prole, un po' di vedove, vedovi, istituti religiosi sia maschili che femminili, che quindi avevano questo compito. Stranieri anche potevano prendere bambini, ma la maggior parte erano bambini che rimasero a Napoli. Qua c'è un elenco abbastanza ricco della tipologia di professione o mestiere. E per esempio voglio notare che i femmine e maschi venivano dati, chi faceva il calzolaio prende 4 maschi, evidentemente gli insegni il mestiere, chi faceva che so, il contadino addirittura 5, il numero 2 è il contadino. Preferiscono i maschi alle femmine, quelli che devono fare attività lavorative pesanti. Ma dovevano pagarli anche? No, li allevavano. Li adottavano li allevavano e gli insegnavano un mestiere. Molto spesso però capitava che questo ragazzo avesse in dotazione al 18° anno gli arnesi del mestiere che aveva praticato. Cioè, finita il periodo dell'adozione, dice: questo nuovo come campa, io gli do, e lo scrivevano nell'atto notarile, gli darò gli attrezzi per poter continuare a fare questo, quell'altro e quell'altro. Molto spesso capitava che però questi ereditassero addirittura tutta la professione in un modo o in un altro, insomma.
Allora, il limite massimo prevedente era 18 anni, la promessa era quella di curare i ragazzi, di governare, assicurare vitto e alloggio, in termini li ha chiariti prima e Vila sui bisogni e le necessità. Per le femmine si dava anche una dote al tempo di maritarsi, variava chi adottava un bambino, chi non adottava, allevava un bambino, si impegnava a dare una dote per gli anni del matrimonio, 6 ducati, 8 ducati, 10 ducati, 20 ducati, o in moneta oppure in immobili se ne avevano la disponibilità. Per i maschi un mestiere o leggere e scrivere, insomma queste erano le condizioni più normali. Tante volte i bambini che erano affidati crescevano in amore familiare, per cui erano diventati veramente dei figli, per cui divenivano ovviamente eredi degli affidatari, sempre con scritture notarili, se gli affidatari non avevano figli. Passeggiamo un po' dentro a questa struttura. Un attimo prima di entrare, vorrei ricordarvi questo, che a metà del 600 gli studi di alcuni storici, soprattutto della vita sociale, hanno portato a queste statistiche. Lavoravano 4.000 donne in questa struttura. 4.000. 2.000 erano anche balie, alcune con stipendio fisso mensile, altre venivano chiamate, no, oggi diremmo con un contratto a chiamata. Però nonostante questa presenza enorme, adesso vedrete poi i dati che ancora darà Nello, la mortalità dei bambini era altissima. Parliamo del 75-80% dei bambini morti. Quindi a noi adesso sembra tutto positivo, adottiamo, hanno l'eredità, possono lavorare, si possono sposare. Però pensate che i numeri sono questi. Allora entriamo attraverso il cortile. Questo è il cortile principale, questa è, vedete, la struttura è ancora tutta in restauro. Vedrete anche adesso una fontana all'interno, sempre un cortile. Sto andando un po' di fretta perché... Questa è opera di... Questo è un lavoro di Vanvitelli, si chiama Il soccorpo della Basilica. Quando c'è stato bisogno di restauro e sostegno, perché la Chiesa aveva dei problemi di staticità, è intervenuto Vanvitelli e ha creato questo, di sotto della chiesa, della Basilica. Questa struttura che... Se uno ci va dentro è ottagonale, perché regge diciamo una parte della struttura della chiesa. Per dare un'idea della misura ho messo l'immagine di una persona che è di fronte a una porta, la quale porta accede a una parte della chiesa che è a livello superiore. Ancora, questo è un ingresso per i reparti, e se andate trovate tutti i reparti di un ospedale ordinario. Oggi, mentre leggete le scritte odierne, ginecologia, odontoiatria, pediatria, ma nel corso degli anni c'erano gli ingressi per queste persone. Un'altra immagine del cortile interno. Questa invece è la sala cosiddetta delle colonne. In questa sala delle colonne si faceva un rito particolare, e cioè... Fazzoletto, il rito del fazzoletto. Prima si faceva nel cortile esterno, poi nell'Ottocento si è cominciato a fare in questo salone. Le ragazze che avevano la dote e potevano aspirare a matrimonio venivano messe in doppia fila, entravano in